Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 31 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Luna dispettosa, brava a seminare zizzania. Peccato questo voltafaccia della Luna, fino ad ora grande amica, in sestile al vostro governatore Plutone, forse la migliore, in una compagnia sempre più sguarnita. Tutti accoppiati o gufi solitari a casa propria, si sente che ormai l'estate sta quasi per finire. A tradirvi non solo il cambio di stagione, anche la bianca signora, che al risveglio ritrovate alta nel cielo in quadratura, con un'espressione tutt'altro che benigna. Capo indagatore, suoceri rompiscatole e tanti B e i sogni destinati a rimanere tali, finché mancano gli appoggi e soprattutto basi concrete sulle quali lavorare, il passaggio da fantasia a realtà risulta pressoché impossibile. Una donna, benestante, ma falsa, imbrogliona, imbonitrice. Può essere un'amica, una parente, una collega, molti guai dipendono dalla vicinanza di questa donna. Mancanza di responsabilità, bilanci compromessi, sperpero di denaro per una donna, prestiti non restituiti. Fate leva sui sentimenti del vostro partner che in giornata si mostrerà disponibile a venire incontro a una vostra esigenza particolare. I nati di lunedì potrebbero iniziare un progetto d'amore che li porterà in breve tempo a una convivenza o al matrimonio. Buone prospettive per qualche incontro interessante. Oggi tuttavia avrete qualche piccola discussione che vi metterà a disagio. Non esagerate nei toni. Marte potrebbe generare malintesi con amici e colleghi e da qui scaturire litigi dovuti a incomprensioni. Avete bisogno di staccare la spina. Non date per tutto per scontato. L'interesse del partner bisogna prima guadagnarselo. Oggi lo stress potrebbe prendere il sopravvento generando delle ansie inutili, se non le terrete a freno potranno diventare delle paure che vi faranno sentire agitati al di là di ogni ragione. Cambiamenti favoriti. Non essere troppo nostalgico. Guarda in avanti e vai per la tua strada, quella che ti senti di percorrere. Oggi vi potreste scontrare con un collega o un collaboratore, mettete da parte l'orgoglio e studiate di risolvere la cosa in modo diplomatico e che, soprattutto, non lasci segni e traccia in nessuno dei due. Buone prospettive per dei chiarimenti d'amore, tuttavia non eccedete nell'ansia di volgere a vostro favore i chiarimenti. Il tempo è galantuomo e sistemerà ogni cosa. Se qualcuno vi ha fatto capire di recente che non siete la persona adatta, non sforzatevi di piacergli ad ogni costo, siate voi stessi. È la premessa per incontrare la persona giusta. In amore potrete contare su un fascino indiscutibile, che vi permetterà di centrare i bersagli più ambiziosi. C'è probabilmente una persona nella vostra vita che è sentimentalmente coinvolta da voi, molto più di quanto avreste immaginato e che non perde occasione per dimostrarvelo. Sicuramente la giornata promette bene, poi sta a voi intavolare conversazioni interessanti. Cercate di rendervi sempre disponibili e di fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. Avvertite un po' di nervosismo quest'oggi, anche se per la verità non avreste motivi per esserlo. Possibile che nella vostra quotidianità qualcosa non sia proprio andata per il verso giusto, ma può benissimo trattarsi semplicemente di quelle classiche nuvole passeggere, che offuscano il cielo e che se ne vanno via come se ne sono venute. Per portare avanti tutto quello che avete in mente ci vuole forza. Sarà un'altra giornata in cui dovrete rimboccarvi le maniche e lavorare duramente per raggiungere i traguardi importanti che vi siete prefissati. D'altronde Giove contrario non vi regalerà niente. Dovrete impegnarvi soprattutto per combattere i nemici che tenteranno di bloccare la vostra avanzata. Se oggi varrà la pena di essere più diretti con alcune persone, allora dovrete impegnarvi proprio tanto, perché potrebbe anche capitare che non vi stiano a sentire. Dovrete essere convincenti, e soprattutto, veloci. Non potete lasciare che vi soverchino con i loro pensieri o con le loro idee, dovrete essere bravi a gestire i caratteri più esuberanti. Avete questa possibilità, non sprecatela per inseguire qualcun altro.
luna diplomatica ma non per questo inoffensiva allo zenith in quadratura al vostro segno, così come in quadratura è il grande Giove. Difficile farci entrare tutto nell'arco di una giornata composta da sole 24 ore, il ripristino della casa lasciata per settimane a se stessa, con la polvere che si è accumulata, le piante che hanno sofferto e i bagagli ancora da disfare, lavatrici, spesa. Una giornata da incubo. Amore ed Eros. L'amore resta fantasia ed è meglio così, se approdasse al piano della realtà trovereste senz'altro qualcosa da ridire, fino a sfibrare il rapporto. Tensioni familiari e incomprensioni di coppia, ciò che del partner non vi piace sono esattamente i vostri difetti visti allo specchio, gli altri riflettono sempre le nostre pecche, per questo si rendono antipatici. Cari Capricorno, qualcuno nelle prossime ore di questo agosto potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, con grande fiducia ed entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno discussioni con un collega. Cercate di mantenere sempre un rapporto costruttivo e sereno. C'è il desiderio di fare una gita o un'escursione in un posto non molto lontano, con la persona che avete accanto, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di gennaio. Urano e Nettuno, dei di tutti gli spostamenti, transitando nei segni vostri alleati del Toro e dei Pesci, vi infondono lo slancio necessario per organizzare e trovare le mete e le offerte più convenienti. Lavoro e denaro? Se lavorate in proprio potete concedervi ancora una dilazione, ma se finite le ferie e siete rientrati in azienda non potete trascorrere la giornata crogiolandovi tra i vostri problemi o programmando le vostre faccende personali. Il capo vi guarda stranito. Basta perdersi in sogni e sterili fantasie, riprogrammate l'agenda mentale e cominciate a mettere mano alle vostre incombenze, e ne avrete da fare, fino a venerdì non staccherete il naso dalla vostra scrivania. Non abbattetevi davanti alle difficoltà e affrontate questo periodo con coraggio e determinazione, le questioni delicate meritano un'attenzione particolare. Il vostro impegno nel lavoro vi fa guadagnare la palma della vittoria del segno più operoso dell'intero zodiaco. Urano, pianeta della professione, è infatti al vostro fianco dal segno del Toro. Questo nuovo giorno una strana apatia, però vi prende, facendovi più di una volta distrarre e non portandovi alla conclusione di quel che vi eravate inizialmente programmato. In particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di gennaio. Nessun problema, però, recupererete prontamente domani. Benessere. In primo luogo occhio ai capitomboli, se tendete a distrarvi e a guardare per aria, galeotto lo scalino traditore, specie per chi porta il tacco 12. In seconda battuta lo stomaco, più capriccioso e intollerante che mai, al ristorante prima di ordinare controllate la lista degli alimenti permessi, in ogni caso non ordinate più di due portate. Specie se vi attende un pomeriggio di intenso lavoro. Siete ben disposti a una nuova fase interiore fatta di tranquillità e allegria, che favoriranno il vostro benessere psicologico e fisico. Ricordare il vecchio detto mens sana in corpore sano. Per lei, poche amiche sulle quali contare vanno tutte al braccio del loro principe azzurro, finché dura. Restate voi, zitelline di ferro, padrone del proprio tempo e della propria libertà, ma in cerca di nuovi contatti sui social network. Per lui, con mammina sempre la solita solfa, iniziate la conversazione in modo piacevole ma già a metà lo scontro è inevitabile, ideali, cultura e stile di vita troppo diversi per essere compatibili. Colore delle emozioni, giallo limone. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 5, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.